Benvenuti al corso di statistica per la Digital Economy. Io sono Marco Riani, qua ci sono i miei indirizzi email e il mio recapito web su cui potete contattarmi in qualsiasi momento. Allora, inizialmente le lezioni erano previste in aula I, ma poi ci hanno spostato in aula qua, in aula D. Come viene strutturato il corso? Durante martedì e giovedì facciamo lezione frontale. L'obiettivo invece del venerdì è quello di consolidare, vedere in pratica i concetti che sono stati esposti nelle lezioni frontali. Perciò faremo sempre 4 ore frontali e 2 ore presso il laboratorio. Le prime 2 ore saranno questo venerdì. Bene, al laboratorio. Ci sono computer per tutti, però se uno vuol venire col computer portatile, verrà con il proprio computer portatile. Fate tutto quello che volete, Mac, Windows, insomma, quello che credete. Il ricevimento si fa in maniera tradizionale, oppure se qualcuno non riesce a un computer fisso a casa e non riesce magari a eseguire un determinato codice, qualsiasi cosa, lo facciamo con Teams con condivisione schermo. Poi, dunque, cosa si richiede? Almeno che una persona abbia delle conoscenze di base di matematica statistica. Va bene, l'esame di statistica, anche se uno non l'ha ancora dato, però almeno che l'abbia frequentato. Che sappia quali sono gli indici statistici più noti, media, varianza, simmetria, magari la correlazione, covarianza, un pochino di regressione, insomma, quello che si fa nel programma di statistica di base, e abbia un minimo di conoscenza di statistica inferenziale, cioè test ipotesi, stima puntuale, stima per intervallo di confidenza. Tutte le slide vengono rese disponibili qua in questo sito www.riani.it SDE, qua, okay. Qua ci saranno poi le slide. Queste sono le slide dell'anno scorso. Poi ogni volta alla fine di ogni settimana vengono aggiornate con le slide di quest'anno. Ecco, già che ci siamo, vedete, no, aspettate, no. Allora, questo qua non l'avete visto, cioè si vede chi era su YouTube perché ha registrato questo schermo. Ecco, questo è il sito Statistica per la Digital Economy. E vi dicevo, qua ci sono le slide, qua sono aggiornate, non sono aggiornate perché sono riferite allo scorso anno, poi verranno popolate mano a mano con le diverse settimane. E questo qua è il link al canale YouTube dove visualizzare le lezioni. Dunque, andiamo qua. Ecco, gli esami, eccolo qua. Queste sono le date degli esami. Il primo appello ufficiale è il 13 dicembre 2023 alle ore 14. Poi queste date saranno assolutamente pubblicizzate, comunque i lucidi li avete. Ecco, tutti gli appelli sono a computer. D'accordo? Tutti a computer. Perciò prendete dei file in input e consegnate dei file in output. La carta non esiste più in questo esame. D'accordo? Consegnate un file. Dunque, ecco, la domanda spesso frequente è se c'è una prova intermedia. Questo corso è di 44 ore, perciò un misto tra un corso di 30 ore e un corso di 60 ore. Io non lo so se ci sarà una prova intermedia, lo decidiamo insieme. Voglio vedere quanto richiesta c'è della prova intermedia, magari poi ci sono delle sospensioni delle lezioni, vediamo. Insomma, lo lasciamo in maniera flessibile. Se facciamo una prova intermedia, magari a inizio novembre o no, anche in relazione alle vostre richieste. Dunque. Domanda frequente: è possibile sostenere la prova con il proprio computer portatile? Sì,
Nella prova intermedia se ci sarà assolutamente sì, e sì nell'appello di dicembre. Perciò chi ha frequentato il corso e magari lavora sempre con il proprio computer, è giusto che faccia l'appello con il proprio computer. Dopo, da gennaio 2024, chi sostiene l'esame da gennaio 2024, l'esame lo fa con il computer del laboratorio. Bene. In ogni caso, in ogni appello è possibile tenere il libro di testo e o gli appunti. Poi l'esame lo fate con MATLAB e c'è anche l'HELP, non viene assolutamente disattivato. Perciò libro di testo e appunti potete assolutamente tenerli. Dunque, libro di testo, eccolo qua, Data Science con MATLAB, mi raccomando che ci sia scritto seconda edizione, va bene? Qua, seconda edizione, perché è cambiato notevolmente rispetto alla prima edizione, ci sono anche molte pagine in più, sono stati corretti una serie di refusi e in questo testo ci sono tutta una serie di capitoli, per esempio ve lo posso far vedere anche direttamente questi sono tutta una serie di capitoli, questo è l'editor professionale per scrivere come si fa a scrivere un testo, chiaramente non è che si usa Word, questo sono tutta una serie di editor professionali che producono e compilano compilano il cosiddetto PDF. Dunque, vedete, qua ci sono tutta una serie di capitoli. Adesso quello che noi andiamo a fare adesso è il capitolo 1, introduzione all'utilizzo di MATLAB e alla gestione dei dati. Aspettate un attimo che... Dunque, oggi facciamo il capitolo 1. Alla fine del capitolo 1 ci sono i cosiddetti esercizi di riepilogo. Perciò venerdì vi si chiede di fare questi esercizi di riepilogo. E venerdì uno fa quello che vuole, nel senso che si riguarda quello che è stato fatto in precedenza, nel senso che chi lavora sul computer A non necessariamente deve fare quello che fa colui che lavora sul computer B, vi potete aggregare in gruppi, fate quello che volete. Ecco, se vi aggregate in gruppi, fate attenzione che tutti del gruppo lavorino, non ci sia solamente uno che lavori e poi tutti gli altri semplicemente che guardano. Comunque, sta a voi, nella venerdì non c'è nulla di frontale. Io vi seguo nei diversi computer, voi mi chiamate quando volete. Se c'è un problema lo risolviamo insieme, magari non ho un problema di statistica, di matematica, teorico, pratico. E il venerdì è la parte più bella perché c'è l'interazione con lo studente. Dopo, adesso magari non mi conoscete ancora bene, ma il mio obiettivo è cercare di darvi valore aggiunto. Cosa volete che me ne importi? Accanirmi per l'esame? No, quello che mi interessa è che vi rimanga un buon ricordo, che capito che i corsi di Riani almeno dice ho imparato qualcosa, non è il solito corso, vedo una formula alla lavagna, l'ho capita, non l'ho capita, no, qua te la faccio implementare, se la vuoi implementare, se non la vuoi implementare va bene, oh, chi se ne frega, cosa devo dirti? Io faccio tutto il mio sforzo a fare sì che tutto quello che ti spiego, farti vedere che io l'ho capito, rivisto e perciò sono in grado di sostenere, di dirti se tu mi chiedi, se tu mi chiedi A o B, io devo darti valore aggiunto nei prossimi 2 o 3 secondi. Capito? Direttamente a computer, devo essere in grado di capire dov'è l'errore e di darti valore aggiunto. Questo che mi interessa, che voi possiate uscire da questo corso con qualcosa, che voi possiate uscire da questo corso che sappiate anche un minimo di programmazione. Perché chi specialmente, chi fa l'indirizzo di economia digitale,
vuole tenersi aperto anche l'ambiente e il mondo della programmazione. Altrimenti questo mondo, se non iniziate adesso, vi è completamente precluso per il futuro. Beh, scusate questa piccola filippica, ma è assolutamente per motivarvi. Allora, torniamo qua. Allora, si diceva che ci sono tutta una serie di esercizi di riepilogo alla fine di ogni capitolo. Dunque, le soluzioni degli esercizi di riepilogo sono disponibili al link di Giappichelli. Cioè, quando uno ha il libro, la Giappichelli gli dà un codice per poter entrare e poi ha. Dunque, adesso lo rivedo, aspettate un attimo che lo ricarica. Eccolo qua. Gli danno, c'è un'area riservata. Entra dentro l'area riservata. Eccolo qua, questo qua è Data Science con MATLAB. E ok, va bene. Poi qua ci sono, vedete, soluzioni, esercizi del capitolo, materiale supplementare, c'è tutta un'area dove potete accedere, tutto il materiale supplementare viene inserito qua dentro. Il software che utilizziamo è MATLAB. Adesso utilizziamo il software 2023. Attualmente la versione è la 2023A, a fine settembre 2023 esce la versione 2023B. In ogni caso il libro è assolutamente aggiornato alla versione 2023B che uscirà a fine settembre, perché noi abbiamo avuto quella che si chiama la pre-release, perciò sappiamo quello che ci sarà nella prossima edizione. Questa Matworx è un'azienda dove ci lavorano 6.000 ingegneri, sparsi un po' in tutto il mondo. Pensate, per 6.000 persone che sviluppano il software giornalmente. Cioè, ogni 6 mesi buttano fuori una nuova release del software con tutta una serie di novità. Dunque, perché MATLAB? Perché è uno dei software leader nel mondo per l'analisi dei dati, sicuramente l'avete già sentito nominare, nei colloqui vi chiederanno se conoscete un minimo di linguaggio di programmazione, MATLAB, Python, oltre al foglio elettronico, completamente gratuito per gli studenti dell'Università di Parma, altrimenti un software è a pagamento. Ogni studente di un IPR che si registra poi ha a disposizione anche 10 giga di spazio. Sta a voi decidere se utilizzare questi 10 giga di spazio per buttarci sopra dei film che non c'entrano niente con il corso, oppure utilizzare lo spazio come ambiente di lavoro. L'altro motivo perché si usa MATLAB è un motivo economico. Queste sono le tariffe e gli studenti di un IPR hanno un'area riservata. Un'area riservata in cui possono fare più di 100 ore gratuite di corse online. Adesso ve lo faccio vedere. Quando lanciate MATLAB, vedete che c'è Learn MATLAB. Una volta che vi siete registrati, vedete questo qua. Io ho già fatto la mia registrazione. Lui mi conosce, Sign in as Marco. E questo qua, Learn MATLAB, vi porta alla pagina riservata dei corsi. Ogni corso costa 1.500 euro, non per voi, non per gli utenti UniPR, anzi, in realtà tutti questi corsi li avete già pagati nelle tasse universitarie, almeno dato che li avete già pagati, sfruttateli. Capito? Sono fatti veramente bene. Se uno si fa 100 ore di corso che impara a conoscere questo software, ma poi questo qua ci sono, vedete, 1.000 corsi, tutti i corsi qua di machine learning, signal processes, cioè una cosa incredibile quanti ce ne sono, e tutti completamente gratuiti. Perché poi MATLAB viene utilizzato dall'aerospaziale, quel Discovery che atterra su Marte, da ogni pilone di terna che è un programma MATLAB, ma anche tutte le aziende, molte aziende anche del territorio parmigiano, a cominciare per esempio, c'è da Acri di Collecchio, oppure la
Sinfopragma oppure la Sidel di Vigeffio, anche loro hanno tutti questi programmi per le linee di imbottigliamento delle provvisioni dei macchinari. Dunque, alla fine di questi corsi vi viene rilasciato un certificato che avete sostenuto questi corsi, e questo certificato poi lo potete condividere con LinkedIn nelle vostre reti professionali, tutto quello che volete. Dunque, ecco, sicuramente fare certe cose in Excel o non è possibile o è estremamente lungo, in MATLAB bastano 2 o 3 righe di codice. Poi può controllare, esegui il codice e vedi se ti dà degli errori o meno. Poi il compilatore è così sofisticato che ti dice esattamente poi la riga dove c'è l'errore e ti dà una serie di suggerimenti per risolvere, l'errore. Dunque, c'è anche la versione online di MATLAB, perciò potete usarlo anche da qualsiasi browser. Qualsiasi browser, perciò matlab.mathworks.com. Ok, questo è il MATLAB online. Ecco, vedete, lui deve riconoscere che io sono un utente UniPR, perché UniPR che ha pagato la licenza, vedete, Università di Parma, Mathworks accesso. A questo punto lui mi riconosce che sono un utente UniPR ed eccola qua, e questo qua apri MATLAB online. E in questo caso i calcoli vengono, le richieste dei calcoli vengono effettuate dai server di MathWorks che sono sparsi in tutto il mondo. Al contrario, quando lo scaricate nel vostro computer, i calcoli vengono svolti dal vostro processore. D'accordo? Bene, questa qua perciò è la parte di MATLAB online. Allora, abbandona. Cioè, teoricamente anche dal cellulare lo potete utilizzare, per vi basta browser. Quando installate MATLAB c'è la parte di base e poi ci sono tutta una serie di toolboxes, perché il software è a pagamento e chi non ha la licenza ogni toolbox lo deve pagare. Noi Università di Parma è tutto tutto completamente gratuito. Perciò toolboxes che vanno dall'aerospaziale al machine learning, toolbox per la guida automatica, per esempio come lo usano a medicina, per andare ad individuare le aree dove ci potrebbe essere un possibile tumore, perché una volta i raggi venivano guardati, le lastre venivano guardate in maniera manuale. Adesso sì, c'è sempre la persona che li guarda in maniera manuale, ma anche in automatico c'è il programma di intelligenza artificiale che ti dice che probabilmente una determinata zona potrebbe essere contaminata da un tumore. Questo è tutto cioè, si chiama Imaging Processing Toolbox, e voi potete assolutamente scaricare. Comunque, questi qua sono l'elenco dei toolboxes da scaricare. Poi i lucidi li avete, sono online. In ogni caso, non vi preoccupate, perché se è richiesta una determinata funzione che richiede un determinato toolbox, MATLAB lo dice: guarda, che questa funzione fa parte di quel determinato toolbox. Vuoi scaricarlo? Clic sul link e lo scarichi. Per voi è tutto completamente UniPR. Ha la licenza di tutti i toolboxes. D'accordo? Sta a voi decidere se fare l'installazione selettiva, completa, insomma, vedete voi. Se fate l'installazione completa, però tenete conto che scaricate più di 20 giga. Questo per dirvi la complessità del programma. Insomma, sta a voi. Poi
Poi, quando avete fatto l'installazione di MATLAB, allora scaricate anche il toolbox aggiuntivo. Toolbox aggiuntivo, che è questo toolbox, è stato creato dall'Università di Parma insieme al Joint Research Center della Commissione Europea, che si chiama FSDA. FSDA vuol dire Flexible Statistics and Data Analysis. Tutte le transazioni di commercio europeo, tutte le transazioni di commercio internazionale e poi tutti i segnali delle transazioni potenzialmente fraudolente a livello fiscale, qualsiasi cosa, vengono fatte poi con questo software. Questo software si trova nel cosiddetto file exchange di MATLAB. Adesso andiamo un attimo a prenderlo. File exchange di MATLAB, nel cosiddetto file exchange di MATLAB, questi qua ci sono tutti i vedete, c'è una comunità di MATLAB di 10 milioni di persone, e questi qua sono i community toolboxes. Questo è vedete, il toolbox qua dell'Università di Parma. Qua ci sono tutti i download, va bene, questo qua 10.000 download, poi dopo qua gli americani ti danno il voto, e questi qua, vedete, su Community Toolboxes sono 1.726 Community Toolboxes, che fanno qualsiasi cosa. Questi qua sono tutti non sono i toolboxes ufficiali, sono i toolbox della comunità, tutti coloro che hanno fatto delle cose aggiuntive con MATLAB, che pubblicano il loro toolbox. Vedete, eccole qua. Queste tutte per anche l'automotive. Va bene. Ok, allora, dentro MATLAB, se andate dentro MATLAB, c'è la finestra Add-ons. Questo add-ons vi permette di scaricare tutti i toolboxes esterni. Add-ons, get add-ons per scaricare il toolbox dell'Università di Parma. Add-ons, get add-ons, cioè questo non vi viene scaricato al momento dell'installazione, perché non è uno dei toolbox ufficiali di MATLAB. Finite l'installazione di MATLAB, dopo che avete finito l'installazione di MATLAB, get add-ons, e qua cercate FSDA. Bene, adesso vedete, in questo caso era già installato. Adesso siamo alla versione 8.7.1.2 e diciamo così, ogni 15 giorni, ogni mese facciamo una nuova release del toolbox. Siamo 20 persone che ci lavoriamo nell'Università di Parma insieme al Joint Research Center della Commissione Europea, e già che ci siamo, vi dico che chi fosse interessato a fare il tirocinio presso la Commissione europea me lo fa sapere. Ci sono tutta una serie di programmi, e allora viene mandato al centro di ricerca di Ispra. Ispra è un paesino che è sul Lago Maggiore, nella sponda lombarda del Lago Maggiore. È anche un posto carino, non so se lo conoscete lì. È un posto dove ci lavorano 3.000 ricercatori della Commissione Europea, il centro di ricerca più importante della Commissione Europea. È una cosa molto particolare, dove entri dentro, sei perquisito, perché c'è anche la vecchia centrale nucleare lì dentro, dismessa, ed è un posto che l'Italia ha ceduto alla Commissione Europea. Non ci possono entrare neanche la polizia italiana. Quello è un posto della Commissione Europea. Però lì si respira veramente un'atmosfera internazionale. Sono tutti francesi, tedeschi, una volta anche tutti gli inglesi, poi gli spagnoli. Insomma, vedi, lavori a contatto con tutta una serie di ricercatori di tutta Europa. Sono i ricercatori che lavorano sulla prevenzione del terremoto, i ricercatori che lavorano sui pannelli solari, i ricercatori che lavorano sulle emissioni da parte dei veicoli. Non so se avete presente lo scandalo della Volkswagen, che avevano truccato le carte. Ecco,
se andate lì andate a lavorare esattamente nell'ufficio di fronte al laboratorio dove è scoppiato lo scandalo dello Volkswagen, che si chiamano laboratorio Vela. Allora, questi qua hanno tutte le loro magliette dove c'è scritto Vela, li vedete, sono molto orgogliosi di essere in questo laboratorio, insomma, c'è anche lo spirito di gruppo. Va bene. Dunque, questo qua era MATLAB Online. Allora, come funziona l'esame? Abbiamo detto che l'esame è una prova al computer, ci sono tre o quattro domande, ciascuna costituita da diversi punti. C'è un aspetto di calcolo e un aspetto di commento, di interpretazione dei risultati. Che sono circa della medesima importanza. Mi interessa che una persona non solo faccia i calcoli in maniera meccanica, ma mi interessa capire se ha capito. Va bene? Cioè, l'interpretazione dei risultati è fondamentale. Interpretazione breve, bastano tre o quattro righe, uno scriva tre o quattro righe di commento. L'output da consegnare è un file in formato M oppure in formato MLX. Adesso vediamo poi come crearli. Dunque, di voi quanti hanno già lavorato in MATLAB nei corsi precedenti? Chi ha fatto statistica, alcuni di voi. Chiaro che ogni studente poi, per esempio, MATLAB lo vedrete per tutte le 44 ore, so che farete un corso in futuro, vi chiederanno, ah, ma ha lavorato in MATLAB? No, Riani non me l'ha mai fatto vedere, assolutamente. Cioè, quanti di voi hanno già lavorato in MATLAB? Nessuno vuole rispondere? Un po' che, dai, c'è qualcuno di coraggioso? Vabbè, allora, dunque, io purtroppo devo assumere che partiate da zero. Va bene, questa è la mia triste assunzione. Però, se c'è una rappresentanza degli studenti, mi dice che inizialmente facciamo cose troppo banali, troppo semplici, me lo dite e cambiamo subito marcia, altrimenti io assumo che siate pivellissimi, diciamo. Questo è quello che io assumo. Dunque, vediamo un po'. L'obiettivo è farvi imparare a programmare, ma in passato avete già utilizzato altri linguaggi di programmazione, tipo magari C, Fortran, una volta si faceva Pascal, oppure Visual Basic for Application, oppure le cose magari degli if, dei cicli for, delle variabili locali, globali, sono cose che vi risultano completamente nuove e non le avete mai fatte. Ditemi, sono cose completamente nuove? Ok, qualcuno di voi ha già lavorato in programmazione. Quanti hanno programmato? Datemi un'idea, perché io voglio sapere, avete fatto programmi in quale linguaggio? In C? Anche lei C? Ok. Va bene, sicuramente avete scritto allora poi Hello World, la prima cosa che ti fanno scrivere nel primo programma. Però le istruzioni for, i cicli, tutte queste cose qua le avete tutte fatte, eh? Sì, va bene. Perché, ecco, addirittura con MATLAB è possibile generare codice C. Il C è il codice più veloce che ci sia. Non esiste un linguaggio che è più veloce del C. MATLAB è più sicuramente molto molto veloce, però più lento del C. Però in MATLAB puoi generare automaticamente il codice C. Cioè, nel senso, tu scrivi il codice MATLAB,
Scrivi 100 righe di codice Matplotlib, lui te le traduce in 3000 righe di codice C. Questa è il C, è di una velocità esagerata, però devi scrivere un ammontare di codice che è esagerato per fare cose sofisticate. Dunque, il mio obiettivo è farvi imparare a programmare, illustrare i metodi statistici per il trattamento delle formazioni, informazioni di interesse e fornire un supporto razionale per le decisioni. Il punto di partenza è sempre una matrice dei dati. Siano questi tempi, siano queste unità statistiche, persone, oppure siano oggetti come potrebbero essere i supermercati, qualsiasi cosa. Abbiamo una matrice N per P, una matrice riferita a N unità e P variabili. La iesima unità è il profilo della iesima unità statistica, la colonna invece è la variabile essesima. Questa variabile essesima che può essere quantitativa oppure qualitativa. Variabili, qualitative sono quelle variabili che sono espresse tramite parole. Variabile qualitativa politomica, per esempio, è la forma giuridica che ha tante modalità. Poi, variabile invece qualitativa dicotomica assume solamente due modalità, per esempio occupato o non occupato. Poi nell'ambito dei fenomeni qualitativi ci sono quelli nominali in cui non è possibile effettuare l'ordinamento tra le modalità, per esempio la forma giuridica dell'azienda, non posso dire che SPA è maggiore di SAS, maggiore di SNC. Invece ci sono i fenomeni qualitativi ordinali, che sono espressi tramite parole e queste categorie sono ordinabili. Queste modalità sono ordinabili, ad esempio i giudizi. I giudizi, in questo caso, i giudizi buono, maggiore di discreto, maggiore di sufficiente. Fenomeni qualitativi ormai si chiamano anche categorici, dall'inglese categorico. Bene. Ormai tant'è vero che MATLAB poi ha il comando categorico per specificare che una determinata variabile è di tipo qualitativo. Ripeto, fenomeni qualitativi, le modalità sono espresse tramite parole. Invece fenomeni quantitativi sono quelli le cui modalità sono espresse tramite numeri. Peso, il fatturato, i dipendenti e così via. Nella mia matrice dei dati io ho fenomeni che sono qualitativi, quantitativi. Allora, andiamo un po' a vedere se uno ha capito. Questo, per esempio, qua il cognome. Che fenomeno è? Espresso. Qualitativo? Nominale. Capito? Non ordinale, nominale. Poi nome, lo stesso qualitativo nominale. E questo qua, sesso, gender. Qualitativo nominale, in questo caso dicotomico, anche se va bene. Poi salario, quantitativo assolutamente. Education, questo qua A, B e C, è A, B e C che si riferisce all'educazione, scuola media superiore oppure laurea. Qualitativo? Ordinale, certamente, qualitativo ordinale, poi qua peso e altezza che sono chiaramente quantitativi espressi tramite numeri. Dunque, la tipologia per queste unità statistiche possono essere aziende, prodotti, unità territoriali, tempi. Su tutta questa matrice dei dati facciamo tutta una serie di analisi univariate, facciamo tutta una serie di studio di relazione tra le variabili. Se le variabili sono quantitative, calcoliamo la correlazione. Se le variabili sono qualitative, facciamo riferimento alla cosiddetta associazione. Poi vedremo i trattamenti preliminari dei dati, la pulizia dei dati, i dati mancanti, i dati anomali, come visualizzare i dati, grafici univariati, bivariati e multivariati. Poi vedremo come ridurre le dimensioni. È quello che fa esattamente il sole 24 ore, quando fa la riduzione delle dimensioni, e mi viene a dire che Parma, per esempio, è settima nella graduatoria delle province italiane. Ciò,
il Sole 24 Ore ha magari 80 indicatori di ogni città, ha una matrice dei dati che è il numero delle province per il numero di indicatori, e da questa matrice che è di dimensioni n per p, numero di province, numero di indicatori, me ne trova uno solo, l'indice di qualità della vita. Perciò mi passa da una matrice di dimensioni n per p ad un vettore che è n per 1, la graduatoria delle città. E questa è la riduzione delle dimensioni. Vedremo con MATLAB come è possibile, con due istruzioni, scaricare i dati, metterli nel formato corretto e fare l'analisi delle cosiddette componenti principali. Poi vedremo, sono tre righe di codice, molto semplici per chi lo sa, perché chi non lo sa deve pensare che è una cosa altamente difficile da fare. Poi, nell'ambito di queste province, in questi cosiddetti data points, a noi ci interessa formare dei cosiddetti gruppi omogenei. Allora, Parma è più vicina a Rovigo o è più vicina ad Ivrea? Insomma, quali sono le province che sono molto simili a Parma? Quali sono le province che sono molto simili a Benevento? Allora, quelle sono le province che sono molto simili a Milano. In questo caso, data sempre una matrice dei dati di dimensioni n per p, andiamo invece a ridurre le dimensioni dal punto di vista delle righe. Andiamo a cosiddetto formare i centroidi, andiamo ad assegnare ogni unità ad un determinato gruppo e andiamo a dire Parma va insieme a Rovigo, insieme a Modena, insieme a Forlì, Milano invece è insieme a Monza, insieme a Bergamo. Andiamo ad allocare ogni unità ad un determinato gruppo. Questi sono gli argomenti che andremo a trattare nell'ambito del corso e li trattiamo a livello di codice, cioè non a livello di qua c'è la formula, l'ho capita, non l'ho capita, no, voglio che l'andiate ad implementare. L'andiate a implementare a MATLAB, vediamo subito l'introduzione e partiamo dall'interfaccia di MATLAB quando l'aprite. Allora, quando l'aprite c'è il cosiddetto, qua sulla destra è workspace, lo spazio di lavoro, è lo spazio dove sono definite le variabili attualmente in memoria. Ed in questo caso non c'è nessuna variabile in memoria. Allora, proviamo, definisco x uguale a 10 e mi va in memoria x, poi y uguale a 2, qua ho x e y. Poi ci metto C, C è uguale a x più y. In questo caso C ovviamente mi diventa 12. E in memoria c'è C, x e y. Poi definiamo anche questa variabile Pippo che è, va bene, 23. Allora, supponiamo che adesso io mi sbaglio e scrivo Pippo più x. Vedete che stavolta Pippo l'ho scritta con la P maiuscola, la prima P maiuscola. Lui non ce l'ha in memoria, non la conosce questa espressione, perciò mi deve dar luogo ad un errore. Dice, guarda, che io, Pippo, io non riesco a riconoscerla, unrecognized. Qua mi dice, guarda, did you mean Pippo con la P minuscola? Volevi dire Pippo con la P minuscola? Sì. E Pippo più X, perciò mi viene 23 più 10 e il risultato è 33. Io parto proprio da 0, da 0, da 0. Di conseguenza, questo unrecognized è un errore che vi salterà fuori sempre, ma se lui non ce l'ha in memoria in quel determinato momento, non c'è verso che possa andare avanti. Ogni variabile deve essere definita. Questo è come funziona un determinato programma. D'accordo? Allora, se io la mia variabile x la cancello, vedete. Ok, sei sicuro che vuoi cancellarla? Se faccio x più 2, mi dice che x non è definita. Capito? Poi ci sono le variabili che si chiamano cosiddette globali, che queste sono le variabili preimpostate, come per esempio il pi greco, pi, e questo è il pi greco.
oppure la radice quadrata di meno 1, che è l'unità immaginaria. Queste sono, ormai è la convenzione che ci sono determinati simboli che sono universalmente accettati per essere determinati numeri. D'accordo? Dunque, abbiamo visto. Allora, questo workspace, una sottofinestra che mostra il contenuto di queste variabili. Queste variabili possono essere dei cosiddetti scalari, vedi, in questo caso erano tutti degli scalari, dei numeri, oppure gli posso dire magari che questo is grande è composto da un vettore che è fatto, sì, composto da questi numeri, 2, 4, 78. E questo è x grande. Allora, x grande più 1, che cosa mi darà? È un vettore 1 per 3, cioè x grande più 1 mi darà, questo è un vettore 1 per 3, mi darà sempre un vettore 1 per 3 che ha elementi, elementi 3, 5, 79, ok? Poi, dunque, MATLAB implementa la cosiddetta già moltiplicazione matriciale. Allora, se x è 2, 3, 5, ok? E questo, vedete, è riga. Allora, per creare un determinato vettore, gli elementi vanno separati da spazio oppure vanno separati dalla virgola. Cioè, mettere lo spazio, mettere la virgola è esattamente la stessa identica cosa. Cioè, la virgola, lo spazio vuol dire concatenamento orizzontale, vuol dire aggiungi elementi sulla riga. Se invece volete creare un vettore che è colonna, allora il separatore degli elementi è il punto e virgola. Perciò 3 punto e virgola, 2 punto e virgola, 5 vi crea sempre un vettore di lunghezza 3, ma questa volta è un vettore colonna. Lo vedete che è colonna? D'accordo? Vedete x che è riga e y che è colonna. Allora, x per y, che cosa gli succede a x per y? Se x è un vettore 1 per 3, y è un vettore 3 per 1, quando faccio x per y, cosa succede? Faccio la moltiplicazione matriciale. Spero che vi ricordiate la moltiplicazione matriciale. Allora, qual è il risultato della moltiplicazione di questo vettore riga per questo vettore colonna? Lui cosa fa? 2 per 3 più 3 per 2 più 5 per 5. Perciò mi viene 6 più 6 più 25, 12 più 25 e mi viene, il risultato, va bene, 37. D'accordo? Se invece fate, allora, dato x e dato y, se invece fate y per x, cosa vi risulta? Y per x, un 3 per 1 per un 1 per 3. È una matrice di dimensioni 3 per 1 per 1 per 3. Che matrice vi risulta? Di dimensioni? Ripeto, 3 per 1 per 1 per 3. Certamente che è 3 per 3, eh? Ma certamente che è 3 per 3, eh? L'elemento 1, 1 è 3 per 2, l'elemento 1, 2 è 3 per 3, l'elemento 1, 3 è 3 per 5 e così via. Questa è una 3 per 3, eh? Certo, però MATLAB implementa tutta la cosiddetta implementazione matriciale. Allora, se io o che y è una 3 per 1 e x magari è semplicemente questo, 1 per 2. Allora, x è 1, 1 per 2 e y è una 3 per 1. Io faccio x per y. Lo posso fare? Ma neanche a morire. Guarda che le matrici non sono conformabili, eh. Ti dice, guarda che controlla
che il numero di colonne della prima matrice sia uguale al numero di righe della seconda matrice. Capito? Affinché io possa fare la moltiplicazione matriciale. Cioè, la regola è che il numero di colonne della matrice premoltiplicanda sia uguale al numero di righe della matrice postmoltiplicanda. Bene. Ok, allora, questo qua abbiamo visto il workspace. Adesso vediamo la cosiddetta current folder, una finestra che contiene le informazioni sulla cartella in cui si sta lavorando. Ed in questo caso io sono dentro di ebooks, data science con Matlab, esercizi di riepilogo, il capitolo delle importazioni. Vedete, questo è il mio percorso. Io spero che tutti sappiano qual è il percorso di un disco fisso. Vi prego, se non lo sapete, quando andiamo in laboratorio venerdì, chiedetemelo. Perché poi, ma non solo il momento dell'esame, ma se uno non sa dove ha messo i file nel proprio computer, è una cosa gravissima. O uno magari ha fatto l'esame e non sa in che punto del disco ha fatto il file, dopo lo deve consegnare. Mi raccomando, è importante capire i percorsi. E magari nei computer del laboratorio ci sono tutti i percorsi di rete. Oppure magari è capitato che uno lavora nel percorso C Windows System. Questi qua sono percorsi dove non è possibile avere il diritto di scrittura. C Windows System è la cartella riservata di Windows dove ci sono i file che fanno funzionare Windows. Ma poi capita di tutto. È capitata anche una persona che è riuscito a salvare una cosa nel cestino. Sì. Sì, perciò mi raccomando che sia chiaro questo, che sia chiaro che c'è il disco, c'è questo disco D, poi ci sono le diverse cartelle, qui ci sono le diverse sottocartelle, com'è l'alberatura e come mi sposto all'interno delle diverse cartelle, va bene? Ok, c'è questo PC, allora questi qua sono i dischi. Io in tutti i computer io li divido sempre in due dischi, un disco che contiene il sistema operativo e l'altro disco invece che contiene i dati, non voglio fare confusione tra i file dei programmi e i miei file di dati, perciò così è come sempre, sono sempre partizionati tutti i computer che ho. Questo qua è il mio disco dove sono tutti i dati, qua ci sono tutte le ok, qua ci sono tutte le cartelle e così via. E così è come navigate dentro MATLAB. Vedete, di ebooks, allora eccolo qua, questo, la sottocartella e così via. Bene. Poi, la comma window l'abbiamo già vista, è la finestra in cui vengono lanciati i comandi. È il cosiddetto prompt dei comandi. Qua c'è scritto per familiarizzare con l'ambiente MATLAB è bene da prima cominciare a scrivere una breve sequenza di comandi nella command window per poi passare all'esecuzione dei programmi veri e propri, perché poi qua allora data science con MATLAB, qua MATLAB mFiles e qua abbiamo poi tutta una serie di, in ogni capitolo ci sono tutta una serie di, vedete, una serie di istruzioni. Ecco, questo è un file con tutta una serie di istruzioni. File con tutta una serie di istruzioni, voi fate il run, il programma, tutti questi programmi poi vengono eseguiti. Vedete, producono tutta una serie di variabili in memoria, qua tutta una serie di indici statistici e impariamo a scrivere un programma, una cosa di questo tipo, e poi in futuro verrete pagati per scrivere questi programmi. Cioè, qua c'è un'istruzione che carica i dati, qua magari fa la tabella di contingenza, qua poi chiama una routine per il calcolo di determinati indici e così via. E vedete che è popolato con tutta una serie di variabili. Queste sono tutte le variabili che sono in memoria. Vedete che queste variabili, ogni variabile ha una diversa icona. Lo vedete che ha una diversa icona qua.
Vedete, queste sono le matrici, queste invece sono le cosiddette cell, questa è una table, questa è una table, vedete, una cosa che ha i nomi delle righe, i nomi delle colonne, questa out invece è una cosiddetta struct, vedete che c'è questa forchetta, questo rastrello, questo out che ha determinati field, determinati campi. Eccolo qua, determinati campi, poi magari può avere al sottinterno anche una determinata table. L'obiettivo di questa prima lezione, la lezione della prima settimana, è discutere come creare questi determinati oggetti in MATLAB, diversi tipi di dati, perché a seconda del diverso tipo di dati io posso fare determinate operazioni. Allora dicevamo, nella command window, all'inizio, quando uno ha le prime armi, scrive nella command window, poi dopo andrà sempre a scrivere in un cosiddetto nuovo file, andrà a scrivere file new, andrà a crearsi questo nuovo file e qua scriverà tutte le istruzioni, x uguale a 10, y uguale a 3, allora xx è uguale 1, 4, 6. Poi vediamo qua, c'è questa YY che è uguale 2, 10, 20. Ok, e questo qua ho scritto il mio programma che vado a salvare. Adesso lo vado a salvare come TMP, TMP. Poi dopo lo voglio cancellare subito questo TMP, TMP. Vedete, questo TMP, TMP è dentro questo percorso. Ok? E questo qua il programma vuol dire che se io adesso faccio il clear della memoria si fa con il comando clear, il workspace viene completamente cancellato e riparto da zero. Lui non ha alcuna variabile in memoria. Quando io eseguo il programma, in memoria mette le variabili x, y, xx e y. Eccoli qua. Vedete? Ha messo in memoria queste variabili, ha eseguito questo programma. Allora, vedete qua, mi dice, vedete qua c'è un segno di warnings found. In questi linguaggi molto evoluti fa già un'analisi di quello che sarà l'output del programma. E ti dice quelli che possono essere eventuali warning oppure cose che non vanno. Se per esempio io qua metto una cosa di questo tipo, eccolo qua. Vedete, qua qualcosa may be missing. Vedete che c'è scritto punte virgola, due punti. E lui non sa come interpretarlo. Vedete che qua mi dà un errore. Attenzione, qua c'è qualcosa che non va in questa riga. Vedete che ve lo dice? Tant'è vero che se io faccio il run, insisto, qua mi dice che c'è l'errore, mi dice che c'è l'errore, faccio il run, mi dice guarda che alla riga 4 c'è un errore. Io non posso andare avanti perché non so come interpretare la mia riga 4. Bene, ok, c'era questi due punti in più. Questi due punti in più, vedete che adesso questi gli errori sono scomparsi. Sono scomparsi e faccio il run ed è tutto a posto. Così che uno controlla, fa il run e vede poi se il suo programma funziona o meno. È così che lavora tutta una serie di istruzioni e dopo fa run. Allora, vedete in questo caso ogni volta lui mi stampa xx e poi mi stampa yy. Facciamo il clear della memoria. Facciamo clc, così facciamo il clear della command windows. Allora, vedete adesso qua non c'è niente, run. E nella command windows vedete mi salta fuori xx e yy. Insomma, qua vi dice, guarda che per sopprimere l'output di questa istruzione add a semicolon. Cosa vuol dire allora in italiano add a semicolon after the statement to hide the output? Semicolon cosa vuol dire? Sì, avete fatto i corsi d'inglese? O no? Cosa vuol dire in inglese semicolon? Non lo sapete davvero? Davvero?
Cioè, non sapete cosa vuol dire semicolon in inglese? È il punto e virgola. E invece i due punti si chiamano colon. Semicolon vuol dire il punto e virgola. Qua ti dice, guarda, che devi aggiungere il punto e virgola. Forse, effettivamente, va bene, ma per tutti i programmatori, semicolon, questo ci mancherebbe, ma anche voi che avete fatto il C, ma ci mancherebbe altro che uno non sa cos'è la semicolon, dai. E qua adesso MATLAB è così sofisticato che vi dice anche fix. Fix, e vedete che ce l'ha aggiunto lui. E vedete, prendete anche questo. Questo, eccolo qua, è del semicolon fix. Vedete che l'aggiunge lui alla fine. Questo perché adesso quando fate, facciamo clear, quando fate il run del programma, vedete che adesso non viene stampato niente. Che faccio il run, non viene stampato niente nella command Windows. Di conseguenza, tutte le istruzioni, se non volete che lui stampi l'output dell'istruzione, allora dovete aggiungere un punto e virgola alla fine. Questo è importante perché se per esempio io gli dico, va bene, adesso mi generi 100.000 numeri casuali. Vedi, randn genera 100.000 numeri casuali dalla distribuzione normale e lui genera 100.000, va bene. Questo computer è di una velocità esagerata, perciò 100.000 numeri li genera in un nanosecondo. Ma proviamo a fargli generare invece di 100.000 numeri almeno 10 milioni. 10 milioni di numeri. Eccolo qua, almeno qualche secondo ci mette a generare questi, però è inutile che li sto a vedere questi 10 milioni di numeri, capito? Inutile che li sto a scorrere a vedere questi 10 milioni di numeri. Io voglio semplicemente definire questo vettore x che ha 10 milioni di numeri. Vedete che qua mi dice ancora busy. Bene, dai. Allora facciamo dai, stop, Ctrl C. Ecco, vedete, mi ha generato questi 10 milioni di numeri. Questi 10 milioni di numeri, eccolo qua. Vedete, questi qua sono tutti, andate a vedere, sono 10 milioni di numeri. Poi, va bene, 10 milioni di numeri, ormai il computer ha una velocità esagerata e non c'è assolutamente problemi, le generali, ma è inutile stare vederli e stamparli tutti nella comma Windows. Di conseguenza, invece di fare questa istruzione, faccio questa istruzione con il punto e virgola. In questo caso me li genera e non li stampa. Cioè il punto e virgola alla fine sopprime l'output. Questo è quello che vi dicevo. Allora, se qua il punto e virgola lo togliete, qua vi appare il warning add semicolon to hide the output in a script fix. Perciò, vedete, qua c'è il deve essere quando consegnate un file, deve essere così, no warnings found, deve essere pulito, lindo, con questo pallino che deve essere verde. Se no, se uno ha fatto, diciamo così, delle pivellate, qua le vede tutte. Va bene, nei cosiddetti warnings. Dunque, allora, la finestra dell'editor, che è quella che stiamo vedendo adesso, questa finestra dell'editor, è la finestra dove vengono scritti i programmi veri e propri. In questa finestra dell'editor, quando scrivo il programma, io posso scrivere dei commenti. I commenti sono le cosiddette cose che non vengono eseguite. Allora, definisco le mie prime variabili. E qua ci scrivo, allora faccio dei calcoli. Vedete il colore che è verde, questi va bene, run, questo ok, è commento, non viene eseguito. Se io il commento qua lo tolgo, faccio dei calcoli. Lui non riesce a capire cosa vuol dire faccio dei calcoli, e faccio run, guarda, unrecognized variable faccio. E certo ci mancherebbe che conosca la variabile faccio. Certo, questo qua deve essere messo come commento. Il commento può essere una singola percentuale oppure una doppia percentuale. Se io inserisco la doppia percentuale, allora divido il mio file in cosiddette section, in cosiddette parti.
che poi può essere, posso fare il run anche delle singole parti, e questo lo vedremo tra breve. Vedete comunque che lo scrive in maniera completamente in verde, e questo è esattamente il commento. Allora abbiamo detto workspace, abbiamo detto la current folder, abbiamo visto la command windows e invece la finestra dell'editor. Questi sono i basic building block di MATLAB. Allora, dalla finestra dell'editor è possibile mandare in esecuzione l'intero file oppure una singola section. Allora, se io faccio il clear della memoria, allora, run fa l'esecuzione dell'intero file, vedete tutte le righe. Adesso faccio il clear della memoria, il clear della memoria, ho cancellato tutto. Se invece faccio run section, qua esegue solamente questa parte, run section, vedete, mette in memoria x e y. Facciamo il clear di tutto. Oppure io faccio eseguo solamente questa section sotto. Questa section sotto mette in memoria xx e yy. Eccolo. Cioè, il file può essere eseguito o globalmente oppure singole porzioni di codice. Quando magari ci sono i diversi esercizi da fare, è opportuno che li dividiate in section, cioè l'esercizio 1, l'esercizio 2, l'esercizio 3. Capito? Ok, allora supponiamo che qua in questa section ci sia YY più Y. E questo qua lo chiamiamo Z. Allora, adesso faccio il clear della memoria. Quando eseguo questa section qua, secondo voi vi dà errori o no se io faccio run section? Se io eseguo solamente queste righe di codice qua, qua faccio run section, vi dà degli errori il programma o no? Perché? Perché Y non è definita, ma certamente run section dice guarda, unrecognized function o variable Y. Y non ce l'ho, devo metterla in memoria. Certo, beh, perché questa chiama Y e Y non è stata eseguita, questo gruppo di istruzioni non è stato eseguito. Invece quando questo viene eseguito, Y è definita in memoria Y piccolo, bene. Allora, questo gruppo di istruzioni adesso assolutamente funziona perché Y è in memoria. Sempre il solito discorso. Se il programma fa riferimento ad una variabile che si chiama Pippo, Pippo deve essere definita prima. Se non è definita prima, mi dice unrecognized. Allora, questo capiterà mille volte anche nelle sessioni in laboratorio, va bene. Però io ve lo dico e faccio tutto il mio sforzo possibile per dirvi che se c'è, vi dà un recognize, vuol dire che quella variabile lui non ce l'ha in memoria. Insomma, anche chi consegna al momento dell'esame delle cose che magari fa copia e incolla del codice, le variabili non sono definite, poi uno fa il run del programma e subito c'è un errore alla prima riga, dice questa variabile non è definita. Allora, vuol dire che uno non ha capito assolutamente niente. Questa è la logica. Perché poi dopo è semplice, dopo alla fine verrete pagati per scrivere determinati programmi e chi riceve un determinato programma faranno e vuole sapere, vuole vedere che quelle righe di codice funzionino, che non ci siano delle unrecognized cose che non vanno. Vedete, se io definisco in section, vedete come è qua, vedete come c'è un piccolo riassunto di quelle che sono le section del file. Dunque, poi la finestra command history. La finestra command history contiene una lista dei comandi che vengono digitati. In questa visualizzazione di default di MATLAB, io adesso sono nella visualizzazione, questo qua di default, poi in futuro io lavorerò nella mia visualizzazione che si chiama Marco Layout, in modo tale la visualizzazione che io preferisco, questa invece è quella assolutamente quella di default.
Allora, in questa nella visualizzazione di default qua non c'è la cosiddetta command history, l'elenco dei comandi che vengono digitati, la storia di tutti i comandi che sono stati digitati nella command window. Allora, questo vedete la command history dentro layout della scheda home layout command history, vedete che c'è docked o popup. Allora, docked, se è docked, vuol dire eccola qua la command history. Questi qua sono tutti i comandi che io ho generato. Vedete, qua c'è tutta la storia di quello che ho fatto. Vedete, qua c'è in rosso, che è segnato con il rosso. È il comando che non è andato a buon fine. Quello che ho definito perché c'era Pippo con la P grande maiuscola. Questo invece era andato a buon fine. Questo non è andato a buon fine. Questo è andato a buon fine. E così via. D'accordo? E poi questi comandi qua li potete riprendere, portare qua, portare su, fate un po' quello che volete. Va bene? Oppure un determinato comando, evaluate selection. Allora lo esegue un determinato comando, fa il clear della memoria. Vedete questo, destro, evaluate selection. Oppure anche qua prendete un gruppo di istruzioni e dite qua evaluate selection in command window e lui li valuta nella command window. Insomma, potete qua selezionare tutto il file, evaluate selection, oppure fare il run di tutto il file di una parte, riprendere i comandi precedenti. Ecco, però quello che andate a salvare è questo file qua. La command history, questa, è l'elenco dei comandi. Questa poi va perduta nella notte dei tempi. Questo è il vostro file del codice che poi dovrete consegnare. Capito? Quello che è nella command window va bene, rimane nella command history, però viene completamente poi, sì, va bene, c'è di nuovo, ma io non riesco a capire com'è il flusso logico. Qua invece tutto deve essere scritto all'interno di un file. Qua definisco x, definisco y, definisco xx, definisco y, y e faccio determinate operazioni in maniera sequenziale. Allora, vediamo invece. Allora, per recuperare i comandi passati, sempre la freccia in alto. Questo funziona in tutti i programmi. Se la command history, se questa command history, vedete, è pop-up, che è il default, pop-up, vuol dire che quando voi fate freccia verso l'alto, eccolo qua, la vedete qua, vedete la command history. Questo qua è pop-up, vuol dire. Così l'elenco di tutte le di tutti i comandi e la vostra cronologia. Ok? Oppure la vedete qua che è docked. Dunque, può essere attivata, questo qua l'abbiamo visto, ci manca di vedere i cosiddetti vettori equispaziati. Vettori equispaziati, ad esempio, io voglio creare la mia sequenza da 1 a 5, eccola qua, vedete 1, 2 punti, 5. Allora 22 punti 30 ed eccola. Se invece faccio 22 punti 30, lui mi crea una sequenza che parte da 20, finisce a 30 e a passo 2. Perciò la sequenza è 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bene? Allora, se io ci metto 20, 2 punti 3, 2 punti 30, lui fa la sequenza, il primo elemento è 20, il secondo è 23, il terzo è 26, il quarto è 29. E finisce con il quarto 29. Capito? Perché poi sarebbe 32 che è ulteriore che è oltre 30. Allora, per fare una sequenza, metto il primo termine, due punti, inserisco il passo della sequenza e inserisco l'ultimo termine. Vediamo un po'. Questa cosa qua cosa vi fa? Facciamo così. Vi crea la sequenza, il primo numero è 20, il secondo 18, 16, 14 e l'ultimo è 12. Bene? Se questo è riga, io poi lo voglio trasposto, quello che è riga diventa colonna, questo trasposto e mi viene un vettore colonna. Va bene? Simbolo di trasposto in maniera universale si fa con l'apice, la matrice trasposta. Ci sono determinate matrici, determinate
di facile definizione che vengono create alla matrice degli zeri o alla matrice degli uni. Per esempio questo che è, allora, zeros. Andiamo a vedere un po' l'help della funzione. Per andare a vedere l'help della funzione, o lo scrivo qua, zeros nell'help, vedete, create array of all zeros. Andiamo a vederlo. E questo qua è l'help. Questo qua mi dice che se scrivo zeros mi ritorna questo scalare 0. Zeros. Proviamolo. Zeros mi ritorna 0. Torniamo qua. Se scrivo zeros n, questo n è una variabile, allora ritorno una matrice n per n formata da zeri. Cioè, zeros 3, mi ritorno una matrice 3x3 tutta formata da zeri. Zeros 5, mi ritorno una matrice 5x5 tutta formata da zeri. Allora, se io definisco n pari a 3 e poi gli dico zeros n ce l'ha a memoria, zeros è la funzione che mi crea gli zeri, e questa qua cosa mi crea? Una matrice di dimensioni 3x3 tutta formata da zeri. Capito? Perché n ce l'ha a memoria, n è 3, eh? Come c'è zeros c'è anche ones. Perciò ones n è una matrice 3x3 tutta formata da uni. Va bene. Ones di n più 2 è una matrice 5x5 tutta formata da uni. E ones invece n e di n più 2 è una matrice 3x5 tutta formata da uni. Capito? Perciò. E vedete questo zeros viene chiamata con le dimensioni zeros SZ1 SZ2, per esempio, qua vi dice zeros 2 3 ritorna una matrice 2x3 formata da zeri. Va bene, allora zeros lo provate, zeros 2,3 è una matrice 2x3 formata da zeri. Zeros qua c'è n è 3, y è 3, zeros n e y più 1, y vedete che era 3, n 3, qua mi crea una matrice di zeri di dimensione 3x4. Vedete come funziona? N definita in memoria, n 3, y è definita in memoria, 3 zeros, n di y più 1, eccolo qua, una matrice 3x4 di zeri. Poi la matrice identità. Allora, perché tutti i calcoli vengono fatti, poi ho la matrice dei dati e tutti i calcoli vengono fatti con le operazioni su queste matrici. Capito? Qualsiasi cosa. È opportuno di conseguenza che almeno sappiate le basi. Ma io, vedete, io identity matrix, vi basta scrivere IDEN nell'help, vedete che vi salta fuori identity matrix. Identity matrix si fa con la funzione I, e questo che vuol dire come occhio I. Andiamo a vedere l'help. Allora, se scrivete i, ritorno lo scalare 1. Invece i, n, per esempio i 3, ti ritorna una matrice che è identità di ordine 3x3. Proviamolo. Allora, i 1 è il numerino 1. I, invece 3, è una matrice identità di ordine 3x3. Matrice identità, sapete cos'è, no? Ok, se faccio A per A alla meno 1 mi viene fuori la matrice identità, l'elemento neutro nella moltiplicazione matriciale. Allora, e se invece faccio A i 3, 5, lui cosa fa? Fa sempre la matrice identità 3x3, poi ci metto due colonne di zeri. Va bene? Perciò A invece 6 per 5 mi dà la matrice identità nelle prime 5 righe, 5 colonne, e l'ultima. Dato che io dico 6, allora l'ultima è una riga di zeri. Ok, allora come si fa a scaricare tutti i file di corredo al libro di testo? Perché poi andrete a lavorare su tutti i file di corredo e tutti i file che sono nel libro di testo sono riportati nel sito di GitHub. Adesso voglio sapere la parola GitHub.
L'avete già sentita? Ma chi ha programmato? Sì, dai, come è possibile che non l'abbia mai sentita la parola GitHub? Cioè, davvero uno non l'ha mai sentita? Questo mai sentita? Ma questo mai? Allora, ditemi, davvero o mai sentita? Mai. Allora, come c'è Facebook, che è il circuito e sappiamo tutti cos'è? Come c'è Instagram e sappiamo tutti cos'è? Come c'è LinkedIn, che è il circuito sociale appunto per le relazioni professionali, c'è GitHub, è il social network per gli sviluppatori di software. Qua sono 50 milioni di utenti che sviluppano software nel mondo, proprio dagli scaccioni proprio più bellissimi a tutti i programmatori di Google, a tutti i programmatori della Microsoft, anche tutti quelli della MathWorks sono qua dentro, tutti quelli di Python, qualsiasi. Questa qua è la comunità mondiale di sviluppo del software, il circuito come è Facebook per i bambini, ma non solamente per i bambini, insomma. Ok? Questa è la comunità di sviluppo del software. E qua ci sono tutti qua dentro. E ci siamo anche noi, eh? Questo qua ci siamo anche noi qua dentro, questo qua con vedete, questo è la repository del software di FSTA, questo qua che vi dicevo, questo qua Università di Parma, vedete qua con le new features di giugno 2023 e quello che ci interessa è trovare il sito web del libro che è in GitHub. Cioè, basta DS con MATLAB e questo qua andate direttamente qua al sito web del libro in GitHub. Ok, poi io qua vi ho messo l'indirizzo, però tanto con qualsiasi motore di ricerca lo cercate, ecco, questo è il sito, o meglio, il sito di GitHub. Adesso, se uno non l'ha mai visto, è completamente non familiare questo modo, però allora qua c'è, vedete, Data Science con MATLAB seconda edizione, qua c'è dunque, vedete sono tutti i file associati ad ogni capitolo. Vedete, in ogni capitolo ci sono tutta una serie di file M. Allora, come si fa a scaricare tutti questi file che sono dentro questo MATLAB files? Vedete, tutti per ogni capitolo, il capitolo dell'associazione, della correlazione, co-graduazione, il capitolo qua sulle serie temporali, così via. Tutti questi file devono essere tutti scaricati nel proprio computer locale. Non solo, noi li andiamo a scaricare e poi a sincronizzare con i file che sono nel server. Di conseguenza vi basta un comando perché se i file che sono nel server sono aggiornati, vi basta un solo comando per ricevere i file aggiornati. E ogni file è sotto il controllo di versione. In ogni file si ricostruisce la storia, tutte le modifiche che sono state fatte. Vi potete immaginare un'azienda come la Microsoft, dove ci lavorano in 50.000 persone e quando sviluppano il software ci sono le diverse linee di sviluppo. Allora, chi ha fatto questo, chi ha fatto quest'altro, le linee di codice devono andare ad intersecarsi, c'è bisogno di capire l'intera storia del file per capire chi ha fatto che cosa. E questo sistema si chiama controllo di versione ed è tutto realizzato da questo sistema che si chiama GitHub. Cioè, in GitHub è opportuno che vi create l'account.
un account di GitHub, è completamente free, lo create se non l'avete ancora e dopo lavorate con questo account di GitHub. Però il download delle repository pubbliche potete farlo anche senza creare l'account. Allora, l'obiettivo è trasferire tutti i file di corredo al testo nel vostro computer locale. Fase 1, dove si trovano? Si trovano tutti qua dentro. Questo qua allora è il sito web del libro, la fase 1. Allora, come si fa a scaricarli, a scaricare questi file? Allora, quando installate MATLAB, voi digitate questa istruzione, punto esclamativo git, per vedere se il sistema git e GitHub è installato o meno nel vostro computer. In tutti i sistemi Mac, 99% è già installato. Perciò in tutti chi ha il Mac ce l'ha già ognuno completamente installato. Sono quelle mille cose che uno installa, poi non sa assolutamente cos'è, non sa gestire, però è nei sistemi Mac automaticamente installato. Perciò voi digitate punto esclamativo git, se vi dice unrecognized, allora dovete installare GitHub. Se invece, come in questo caso, vi dà questa schermata che vi dice, per esempio, guarda, utilizza git clone per clonare una repository. Vedete che ve lo dice, utilizza git clone. Cioè vuol dire, se tu hai qua una qualsiasi repository, magari di reti neurali, di qualsiasi cosa che è in GitHub, tu la vuoi trasferire nel tuo computer, devi fare git clone. Se questo risultato di questa operazione vi dice che è unrecognized command, che è un comando che è non riconosciuto, bene, allora c'è da installare GitHub. GitHub download. Eccolo qua, git downloads, questo. Questo qua, git download, va bene, download per Windows, per macOS, insomma, a seconda della vostro, ecco, e fate download questo e lo installate. Uscite da MATLAB, lo riavviate e provate a rifare di nuovo il comando, questo comando, punto esclamativo, git, ok? Vi deve dare questa schermata. Poi a questo punto andate in una particolare cartella del disco fisso. Mi raccomando di andare in una cartella dove avete il permesso di scrittura, perché questo è un errore. Uno magari è nella cartella C Windows System e pretende di scaricarlo dentro C Windows System, ma non c'è verso che te li fa scaricare in una cartella di sistema, eh? Perciò navigare qua in un percorso dove io ho i permessi di scrittura, allora sono andato dentro il disco D e mi sono creato questa cartella che si chiama temp. Ne sono qua dentro, vedete la cartella di temp, non c'è niente. A questo punto, nel sito di GitHub del libro, questo funziona per tutte le repository che sono in GitHub, per tutte le migliaia, ma decine di migliaia di repository che sono dentro GitHub. Dentro questo code voi copiate l'indirizzo. Vedete, copia. Ok? Lui ha copiato questa stringa. Questo vuol dire, l'ha copiata, vuol dire che qua anche in Word, se faccio Ctrl V in Word, lui ce l'ha negli appunti. Eccola qua, questa è la stringa che l'ha copiata in memoria e negli appunti, nella clipboard. Bene, a questo punto fate git, ok, come vi dice qua, clone repository, git clone e poi Ctrl V, l'indirizzo, va bene?
A questo punto lui tutti i file li trasporta dentro di Temp, mi crea l'alberatore cloning into DS con Matlab, li trasporta questi qua da questi, tutti questi server sparsi nel mondo, li trasporta nel vostro computer locale. Vedete DS con Matlab, questo ok, Matlab Files, e qua ci sono i diversi capitoli e tutti i file di appoggio. Ai diversi capitoli. Il primo capitolo sarà il capitolo strutture dati, dove ci sono questi file del primo capitolo. Allora, il libro esce il prossimo lunedì. In ogni caso, il primo capitolo è, se uno lo vuole, anche dal sito di Giappichelli, questo qua estratto, si guarda il primo capitolo. Bene, il primo capitolo è anche qua nell'estratto. Allora, questo è. Allora, qua ci sono tutti i file del primo capitolo. Andiamo un po'. Allora, avete capito questo pulsante, fare clic su questo pulsante code. E ecco, se questo comando non è, se questo comando git non è presente, allora scaricarlo. Qua, per macOS è necessario installare Xcode dall'App Store. Nel caso non l'avete già installato, non è caso non sia stato già installato. Dunque, come si fa poi per una volta che avete scaricato questi file, se questi file, come sarà, vengono aggiornati, se questi file vengono aggiornati, voi potete fare source control vuol dire controllo di versione, vedete, source control pull, e in questo caso andate a scaricare sempre l'ultima versione dei file. Se un file, per esempio, lo modificate, per esempio esercizi iniziali, questi qua sono tutti gli esercizi iniziali, un file viene modificato e questo qua lo andate a salvare, vedete che appare in blu. Vuol dire che il file non è uguale a quello che è nel server. Capito? In qualsiasi momento poi io posso fare destro del mouse, source control e fare revert local changes. Per tornare alla versione che era nel server. Qua comunque c'è tutta la storia di ogni file, di una comodità esagerata. Io mi sincronizzo con una determinata repository, posso prendere sempre le ultime versioni aggiornate del file con questo destro del mouse, source control e questo pull. Allora. Chiunque trova nel libro degli errori che possono ostacolare la comprensione, aggiunge anche un punto in più all'esame. Qua è scritto fino a 3 punti, ma vabbè, ma anche fino a 4, fino a 5 punti, perché vuol dire che dà valore aggiunto. Invece, per ogni errore di battitura, una persona deve trovarne almeno 3 errori di battitura per mettere insieme un punto. Va bene? Allora, 3 errori di battitura valgono un punto. Invece, se c'è scritto che chiamo una variabile che si chiama Pippo, invece la variabile si chiama Pippo 1, quello invece è un errore. Che sono stati testate e ritestate, però immaginate, ogni pagina del libro ci sono 1000 cose tecniche. E poi immaginatevi anche la scrittura, perché viene scritto qua in tutto questo in tutto questo quest'ambiente qua con delle formule scritte, vedete, con tutti i codici, questo è come viene è come viene scritto il libro, vedete. Poi dopo quando viene renderizzato, vedete qua con tutti i colori, vedete come funziona qua il codice, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, vedete. Questi qua sono tutti i veri e propri colori di MATLAB, però le devi mettere qua nel testo, potete immaginare il grado di complessità, eh? E così è fatto tutto, il libro. Bene, allora, dove la trovate la pagina di Errata Corrige? La pagina di Errata Corrige la trovate dentro MATLAB M-Files e qua c'è Errata Corrige MLX. Ok?
Perciò ci fa li divisi in tre parti: errori di battitura che possono ostacolare la comprensione, chi li segnala avrà il nome qua, e io come vi consiglio di interagire? Si può interagire in maniera tradizionale tramite email, oppure si può interagire invece con il modo moderno qua tramite le cosiddette issues. Issues, vedete queste qua 45 closed, queste qua sono le 45 segnalazioni che erano state effettuate l'anno scorso vedete, nella vecchia edizione del libro. Vedete qua, questo qua segnato, vedete, errore esercizio 2.6, vedete, questo qua è closed e questo, ecco, vengono contaminate, vedete, e queste cose vi rimangono. Nel senso che rimangono nel sito di GitHub, nel senso quando vi presentate con le aziende che poi vi chiedono se conoscete questa rete GitHub, dite sì, il mio nome è presente, guardate che sono presente, che ho dato questi contributi, vi rimane tutto tracciato, è opportuno che cominciate già a produrre il vostro CV. Va bene? Perciò fatelo, è meglio chi lo vuole fare con email, lo fa tramite email, però io vi consiglio di farlo tramite il pulsante questo issues. Va bene? Questo qua, new issues, così ci arriva a tutti, ci arriva a tutto il gruppo, ci arriva la mail e poi rispondiamo, ognuno risponde, entro 24 ore, 48 ore qualcuno che risponde c'è al 100%. Bene. E questo qua l'abbiamo visto. Ok, vediamo semplicemente gli ultimi. Mi danno ancora 2 minuti l'esecuzione del codice. Allora, partiamo da questo esempio file m. Esempio file m nel cap strutture dati. Nel cap strutture dati, che è cap strutture dati. Eccolo qua il primo capitolo. Cap strutture dati, esempio di file m. Allora, vedete questo. Questo file vengono definite mie sigma, qua si crea la sequenza e qua si crea invece la densità della distribuzione normale. Allora, se voi fate il run di questo, eccolo qua, vedete che vi salta fuori qua il grafico della distribuzione normale. Allora, poi voi potete invece fare il clear della memoria, eseguire solamente una determinata section. Oppure, allora, in memoria mie sigma, se adesso eseguo questa, posso eseguire direttamente questa senza questa? Assolutamente no. Vedete questa, plot xy e value selection, guarda, x piccolo io non la conosco, unrecognized, va bene? Allora potete eseguire una parte, una sottoparte del file, oppure potete mettere il cosiddetto breakpoint. Questa è una cosa unica di MATLAB, nel senso, facciamo clear all e close all. Qua dite, bene, adesso quando fa l'esecuzione del codice ti blocchi a questa riga. Fai run e vedete che lui si è bloccato qua. In memoria me, poi gli faccio step, in memoria mette sigma, poi dopo in memoria crea questa sequenza, vedete step, così lo vedete riga per riga l'esecuzione del codice in modo tale da capire esattamente come funziona un determinato programma. Step, e poi dopo c'è lo step che fa il plot. Va bene? Allora ripeto, voi vi potete posizionare su una determinata riga, fare run, vedete le variabili che sono in memoria fino a quel determinato momento, poi fare continue, oppure fate step, oppure volete andare dentro norm PDF che fa la densità della normale, ci andate dentro step in. E qua andate dentro la routine che vi fa norm PDF. Norm PDF lo riconoscete, questa qua è la densità della normale. Ecco come la calcola MATLAB. Vedete l'esponenziale di meno un mezzo x meno mi diviso sigma al quadrato per radice sigma per radice di 2 pi greco. Eccolo qua il codice. Allora facciamo step, step, step. Qua fa una serie di controlli preliminari e qua y. Eseguito questo, eccolo qua che ha in memoria questo y. Poi, quando avete visualizzato questa routine, step out per tornare alla riga di codice principale. Insomma, il MATLAB è facilmente tracciabile con che cosa fa qualsiasi routine. Bene, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo allora giovedì mattina.